C'è grande delusione in casa Compagnia Balestrieri di Lucca. Al 48esimo torneo nazionale svoltosi dietro il Duomo di San Martino, i 15 balestrieri lucchesi che hanno conteso il titolo a Massa Marittima e San Marino si sarebbero aspettati un risultato diverso da quello ottenuto. Un evento salutato dalle massime autorità cittadine e benedetto dall'arcivescovo di Lucca, Italo Castellani, che proprio perché svoltosi all'interno delle mura dava un certo vantaggio ai tiratori di casa. Ed invece a fare bottino pieno è stata Massa Marittima, prima nella competizione a squadre e anche nell'individuale. Per Lucca un terzo posto che lascia più di un rammarico perché fino all'ultima serie di tiro i lucchesi erano in piena corsa per la vittoria finale. Poi qualcosa è andato storto nella sequenza decisiva ed i locali hanno visto scappare via i toscani di Massa Marittima e superare da San Marino. Non è andata meglio nell'individuale, dove Corezzini non è andato oltre il quarto posto finale, nella gara vinta da Francesco Manetti, portato a braccia in trionfo e premiato per l'occasione dal ministro Stefania Giannini. A risollevare il morale della Compagnia Balestrieri l'ottimo risultato di pubblico, nonostante una domenica fosa che ha spinto molti lucchesi verso i lidi della Versilia, ma anche la possibilità di tornare subito a confrontarsi nel tradizionale palio di San Paolino del 13 luglio. Per l'occasione il campo di tiro tornerà in piazza San Martino e a sfidarsi saranno i terzieri di San Paolino, San Martino e San Salvatore, campione in carica Massimo Baldocchi.